determinati e preparati. Anche dopo il gol, la cosa che sarebbe stata difficile 11 contro 11, dal 38esimo è raddoppiata la difficoltà. Ma all'intervallo non avevo niente a dire ai ragazzi, perché eravamo in partita. Abbiamo anche creato una bella occasione con l'Hammers, perché contro le squadre importanti non è che puoi creare 10 occasioni, puoi creare 3 o 4 situazioni vantaggiate. Noi li abbiamo fatti due tiri, tre, quattro palloni rubati lì vicino all'area di rigore del Napoli, e potevamo concludere meglio qualche passaggio, ultimo passaggio, un po' di precisione, un po' più di tranquillità. E dopo abbiamo giocato contro una squadra che ha ben diversi obiettivi dai nostri e abbiamo tenuto il campo. All'intervallo niente da dire, a fine gara dicevo ragazzi di uscire da stasera con testa alta, perché abbiamo altri obiettivi davanti a noi, archiviata. Hanno dato tutto, è bastato? No, perché c'è anche avversario. Abbiamo anche un po' la panchina corta, non direi corta, direi cortissima. E devi anche all'intervallo scegliere chi lasciare fuori, perché ci sono dolorini, un po' di contratture. E ho lasciato Manolo, che ha fatto un ottimo primo tempo dopo una prestazione spettacolare contro Sassuolo, non volevo rischiare. Filip l'ho messo 45 minuti, lui ha saltato la prima parte della preparazione per i mondiali, e dopo posso star qua una decina di minuti a spiegare chi manca e perché manca. E con tutte le difficoltà gli dicevo di uscire con testa alta. Questa è archiviata, c'è la Coppa Italia giovedì, dopo andiamo a Empoli, ci arriva Udinese, e così partita dopo partita, passo dopo passo. È una persona molto seria, Stanković, è anche onesta, mi piace, vai avanti. Grazie. Buonasera mister. Buonasera. Esco un attimo dal discorso della partita, perché questa è stata anche una serata emotivamente unica, speciale, ovviamente anche di tanto dolore, però le chiedo cosa ha provato in quei momenti quando è entrato in campo con i figli di Mihajlovic, con l'Anna, a vedere lo stadio che cantava per Vialli, per Sinisa. Io sinceramente sono scappato dentro dopo, cioè durante il riscaldamento, perché era troppo per me. Spero solo che abbiamo onorato questa sera due uomini come Sinisa e Luca, che hanno avuto un passato da Doriano importante, e anche come uomini, perché abbiamo perso tanto, la famiglia Mihajlovic, la famiglia Vialli, e dopo loro amici, fratelli, come ci chiamavamo noi, per me era una bella botta di emozione, e volevo a tutti i costi stasera uscire da campo orgoglioso. Purtroppo abbiamo perso, ma con ricordi, belli ricordi, e la gradinata nostra, tanta emozione, e sono uscito orgoglioso. Veramente questa cosa qua lascia tutti un po' di tristezza. È vero. Andiamo avanti. Grazie. Buonasera mister. Buonasera. Volevo avere un commento sulla prestazione di Zanoli, che ha esordito oggi con la Sampdoria, proprio contro il suo vecchio Napoli. Come quindi vede questo ragazzo poi in ottica futura per le prossime partite? Sinceramente, grazie. L'ho visto un'ora e cinque minuti in campo, che abbiamo preparato la partita contro Napoli, poco da giudicare. È entrato nel momento che eravamo meno di un gol e meno di un giocatore, difficoltà, ma non a giudicare le sue giocate, ma difficoltà in generale. È un ragazzo molto talentuoso, un ragazzo fisicamente, c'ha le doti importanti, lavoreremo con lui perché può darci una mano e ha una velocità
che deve essere ben controllata in avanti e dopo lavorare un pochettino sulla fase difensiva che può migliorare di sicuro. Grazie. Zanoli comunque secondo me può crescere ancora di più. Questa soluzione di mandarlo a Genova a giocare la Sampdoria, secondo me per lui veramente sarà un'occasione per emergere. Tornare a Napoli e magari, non dico titolare, però comunque è una pedina importante per il Napoli. Andiamo avanti. Sì, buonasera mister. Io volevo chiedere, lei ha parlato di panchina cortissima. Sì. Allora, Colley e Sabiri in questo momento, indisponibili o potranno tornare o viceversa? Insomma, sono giocatori in questo momento che si guardano un po' attorno per capire cosa può succedere. Grazie. Sabiri è tornato dopo il Mondiale il 2 o 3 di gennaio, se non sbaglio, perché ha avuto il Covid. Ha cominciato ad allenarsi 5 giorni fa. Io non credo che lui era pronto oggi a giocare, perché c'è grande rischio di infortunio, perché dopo 5 giorni di allenamento, ok, è stato fermo 14, ma in mezzo c'era il Covid. Omar Colley ha avuto un attacco influenzale importantissimo e cercava di tornare. Non abbiamo ben capito come si sente lui, perché ha fatto, scendeva in campo per fare allenamento, dopo rientrava perché non si sentiva bene, e c'è da analizzare e valutare le sue condizioni. Oggi ha fatto, mi hanno detto che ha fatto un buon allenamento, vediamo domani. Colley è importante per questa squadra, anche Sabiri, ma devono volere prima loro di essere importanti che io. Non so se mi sono spiegato bene o... No, grazie, ho capito. Lei avrebbe voglia di avere i giocatori? Sì, ma devono credere prima loro, perché qua serve tanta umiltà, tanto sacrificio, e non è che ci mancano, cioè 21, siamo a 21 partite, sì. Cioè, dobbiamo darci una svegliata. Sì, mister, qui Mauro Cucco, il mio Napoli.it, per chiederle un giudizio sul Napoli e che idea si è fatto sulla lotta per lo scudetto e chi è secondo lei la favorita. Ma Napoli ha dimostrato dall'inizio del campionato che è una squadra top, top livello, l'ha dimostrato anche in Champions League, non c'è niente da raggiungere. Su ogni posizione ci sono due giocatori che esce uno, entra l'altro, e in giornata forse entra quello meglio. Cioè, hanno una rotazione da paura, e non perdi così la qualità. E forse quello che mi ricordo, il Napoli pagava negli anni precedenti, pagava il rush finale della stagione, ultimi 2-3 mesi, perché non aveva una rotazione importante. Adesso penso che sono la prima favorita, ma sono altri obiettivi che a me mi sembrano un po' lontani, ma guardando il calcio non sarà facile. Penso che c'è anche il Milan, c'è l'Inter, c'è Juve, sarà una bella lotta fino alla fine, ma come sta adesso la classifica, vediamo quando cominciano le coppe europee chi si sentirà meglio a gestire le partite ogni 3 giorni, perché davvero quando lotti su tanti obiettivi e vuoi raggiungerli, giocare ogni 3 giorni diventa davvero difficile. Grazie a lei. Mister, ciao, ti volevo chiedere... Veramente una brava persona, è onesta, sto stanco, mi sta molto simpatico, bravo mister. Una cosa comunque su due episodi che sono successi al di là della partita, di cui hai già detto tutto, comunque ci sono anche gli episodi, quindi l'espulsione di Rincon, che comunque ha inciso al di là della forza del Napoli non superiore, e anche il primo rigore che, meno male che Audero l'ha parato, però comunque insomma poteva già indirizzare la partita dopo
pochi minuti e c'è già successo in passato, no? Sì, sì. Ma io non posso fare i commenti, se no, cioè, non so se posso dire se c'era o non c'era. Guardando anche in live i movimenti, il giocatore era già per terra, il piede, il nostro muro doveva appoggiarlo da qualche parte, è un attimo di secondo, cioè millesimi di secondi, non era un... Dopo, se l'arbitro l'ha valutato e guardato, io non posso raggiungere il VAR, ok, al momento se sbagli, ma se vai a controllare e vedi che c'è rigore, perché metterlo in dubbio? Espulsione purtroppo ci poteva stare, ci poteva stare. Non so se noi abbiamo recuperato, perché quella immagine non l'ho vista, se siamo riusciti in tempo a recuperare qualche uomo dentro l'area di rigore per avere un altro avversario davanti all'Osimhen. Non l'ho vista, ma ci può stare, le valutazioni al momento, dopo c'è di nuovo VAR, ci sono i suoi colleghi che valutano, sono episodi, può capitare nel calcio. Noi archiviamo questa serata che mi porto tante emozioni, belli ricordi delle persone importanti, anche di una prestazione di orgoglio di miei ragazzi. Anche sull'episodio del rigore e dell'espulsione è stato molto onesto, bravo Stankovic. Andiamo avanti. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie. Ok, si è conclusa qui. E niente, ragazzi, mi raccomando, lo dico sempre, mettete un like, condividete, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao.